L'artista esistenzialista, buona serata a tutti. Questa sera una poesia sul riformatorio. Riformatorio puntini puntini, perché c'è tanto da riflettere, perché poi c'è un po' questa polemica sul sovraffollamento, sul valore che possa avere un riformatorio per questi ragazzi giovani che poi magari dopo errori che possono commettere chiunque, che possiamo commettere chiunque, hanno una vita un attimino complicata, difficile, tormentata e quant'altro, quindi mi sembrava giusto esprimere dei concetti, delle valutazioni in merito a riformatori sui generis. La violenza mi era entrata nel sangue, ma oggi vivo con una mosca in un barattolo. Mio padre mi picchiava giorno e notte e poi mi chiamava coglione. Lui era la vipera cornuta e io uno stupido scoiattolo. Queste robuste sbarre ossidate non mi permettono più di respirare, il mio animo lentamente catrama. Quel tempo acido non è mai trascorso e ancora urla quella sanguinosa lama. Non c'è riscatto né denuncia per noi farfalle nere dalle ali tarpate. Mastichiamo soprusi e inguaiamo ingiustizie tra queste umide celle serrate. L'amor sereno, inconsapevole, con una splendida fidanzata folle è divenuto il mio unico riscatto. E l'unica chiave alla mia vita disagiata, finalmente una vivida speranza non divora il mio ritratto. Quindi è molto triste, c'è acute riflessioni pacate, nel senso che c'è una pacatezza di intenti in una situazione che è tremendamente complicata, difficile, e quindi c'è anche molta tristezza e consapevolezza che magari sono delle vite, non dico tranciate, ma quantomeno non di facile risoluzione per quanto riguarda magari ciò che è accaduto, quindi uccisioni, non so, spaccio di droga, violenze a livello generale e quant'altro. Cosa dice tutto ciò? Chiaramente sono sensazioni personali. La violenza, tutto ciò che era in pratica il concetto di violenza, schiaffi, soprusi e quant'altro, mi era entrato dentro, era entrato nel mio sangue, nella mia persona. E quindi potevo fare violenza su chiunque, su persone, su animali, su qualunque cosa. Perché? Perché magari ero stato già, era già stato picchiato, scusatemi, era stata picchiata mia madre, vivevamo una vita infernale, era un inferno tutti i giorni. E quindi dice, oggi sono una mosca in un barattolo, quindi uno stato sofferenziale estremo, quindi il sentirsi chiuso in gabbia, non avere una via d'uscita, non si sa se la speranza è un futuro migliore, ma è tutto da vedere. Mio padre mi picchiava, già abbiamo detto, mi chiamava coglione, quindi queste offese reiterate, quindi questa sensibilità magari estrema per guida di un giovane che non ha le stesse ideologie del padre o gli stessi comportamenti, quindi questa perseveranza nelle violenze, e chiaramente quando sei un animo fragile ti frantumi a pezzi, quindi lentamente. E dice, quindi sono molto provocatore, sul tratteggio lui era una vipera cornuta e uno stupido scoiattolo. Vedete, tra quella che è la vipera velenifera, quindi molto pericolosa e tra l'altro anche cornuta. E quindi abbiamo detto tutto, è uno scoiattolo che viene visto come un animaletto fragile, quindi inconsistente per qualcuno, ma poi magari può darsi dotato di una sensibilità che è al di fuori del comune, ma certamente messo da parte questa società che ci vuole duri oltremodo, è una società che attualmente è una società violenta e quindi poco piacevole da osservare, comprendere e accettare. Queste sbarre robuste, quindi queste sbarre abbastanza solide, diciamo salde, sono ossidate. Ecco, il senso dell'ossidazione della rugginosa sbarra è una sbarra che col tempo si è ossidata. Sono anni che sono chiuso qui qua dentro e non vedo via di uscita. Non mi permette di respirare, quindi questo senso di ansia, di asfissia, perché probabilmente non reggo più. E quindi l'animo umano, l'animo mio, quindi lentamente catrama, si arrugginisce, si frantuma a livello esistenziale e quant'altro. È un tempo acidulo, quindi è un tempo amarognolo, è un tempo triste che è qui, è trascorso ancora, oggi urla,
per quella sanguinosa lama. Quindi dà un po' l'idea di una, diciamo, di un omicidio, di magari un genitore che viene fatto fuori per dire perché. O un compagno, quello che volete, perché magari picchiava la madre o quant'altro, e quindi c'è questo tipo di situazione che poi comporta la detenzione e il riformatorio. Non c'è riscatto e non c'è denuncia per noi. Perché il riscatto? Perché è difficile avere un riscatto, perché su questa società comunque poi ti giudica di punta il dito addosso e non è mai facile uscirne vivi. Denuncia e magari ti anche autodenunci, però fondamentalmente non sai neanche fino a che punto era colpa tua. Sì, è colpa tua per il gesto, ma c'è uno stato sofferenziale dietro che ti ha dilaniato per anni. Noi siamo per noi farfalle nere dalle ali tarpare, quindi questo è un po' una metafora forte. La farfalla è un animale che secondo me è splendido. Però una farfalla nera, quindi potrebbe anche essere una farfalla particolare, però tutto ciò che è nero e buio è un qualche cosa che ha a che fare, non dico con il demonio, ma qualcosa di triste, qualcosa che magari comporta la chiusura e quant'altro, emotiva, mentale, spirituale. E quindi una farfalla nera dalle ali tarpate, le ali tarpate, le ali spezzate, quindi una farfalla che non può più volare, una farfalla che non può esprimere la propria libertà, vitalità, quello che volete, perché ha le ali tarpate. Mastichiamo sopruso e ingoiamo ingiustizia. Ecco, tra il sopruso e l'ingiustizia, quindi tutto ciò che ci viene tolto quotidianamente, ci è stato tolto e ci viene tolto anche qui, magari nel riformatorio, dove è tutto limitato. E tra le richieste, gli stati d'animo, anche magari un bacio rubato, è tutto limitato. E quindi tra queste umide celle serrate, c'è l'idea sempre della chiusura, dell'occlusione, tutto quello che magari è buio, malcelato, ma è comunque fonte di sofferenze, perché sono, oltre che celle serrate, bloccate, a compartimenti stagni, anche umide. Umide come anche un senso di difficoltà di respiro, un qualche cosa che comunque è tendenzialmente umide, non ti permette comunque poi di diciamo essere te stesso, insomma, io vedo anche un senso di gelido, di distaccato, di qualcosa che ti blocca. L'amor sereno, ecco, l'amore sereno, l'amore inconsapevole, l'amore gioviale, l'amore adolescenziale, e quindi è quello che ti permette di avere una forma di riscatto. Splendida fidanzata folle, che magari è una ragazza un po' più fuori dai canoni ufficiali, alternativo o quant'altro, una ragazza folle diviene il mio unico riscatto, cioè l'unica forma di riscatto che posso avere in un mondo che è tremendamente triste, complicato, con difficoltà di vedute da qua dentro. È una splendida fidanzata folle, una parte di me stesso, una donna che magari, non so, può fare arte, può fare musica, è una creativa, esce fuori dai canoni ufficiali, è pazza più di me. Quindi l'unica chiave di volto, l'unica chiave alla mia vita disagiata, ecco, cerchi una chiave che possa aprire quella porta, la porta del tuo cuore, che magari è un cuore petroso, un cuore laddove tutto ristagna, laddove tutto è sofferenziale, tutto è complicato, tutto è disagiato, una vita disagiata. Finalmente una vivida speranza non divora il mio ritratto. Chiudo in bellezza perché qui c'è questa splendida, secondo me, fantasmagorica, eccelsa visione di una vivida speranza, una speranza, un credo, qualcosa di vivace che poi non divora, non distrugge, non disgrega minimamente il mio ritratto. Quindi il mio ritratto deve essere magari un disegno, ma non solo, la rappresentazione della mia anima pia, candida, di un animo ipersensibile che ha trovato quantomeno dopo anni qua dentro di sofferenza, anni complicati, difficili, un adeguato punto di riferimento in una ragazza che magari ha la stessa visione di intenti, le stesse sensazioni, gli stessi stati d'animo e quant'altro. L'artista esistenzialista. Buona serata a tutti.